a un certo punto era l'ora precisa. E Cristoforo Colombo disse: questa è l'ora, il culo dice, il culo, che culo che abbiamo avuto. A partire da quest'ora, ma dato che Cristoforo Colombo era bravo ma non aveva soldi, andò dalla regina Margherita a chiedere soldi. E arrivò con la sua 500 gialla, con cassatella, e suonava, e la regina si fa: ehi, stiamo mettendo a bambini, me lo svegliate! A che Cristoforo, regina, sono io, sono Cristoforo, e sì, Cristoforo, scendo via, tu me la tormenti tu! Non vi preoccupate, regina, sono venuto qua per una missione importante. Cristoforo, che c'è? E il bambino si svegliò. Si sveglia, visti che ha combinato, disgraziato! Mi fatti svegliare un bambino, mi sto datelo a me, non mi preoccupate. Regina, voglio, devo fare una cosa importante. E se Cristoforo Colombo? Con i bambini. Allora, non io voglio fare una scoperta dell'America, perché stanno troppo coperti, stanno sudando. La regina messa in moto e scappò. E scappò e disse: è scema proprio, è scema proprio. E Cristoforo: regina, tornate indietro, tornate indietro. Lei fece il giro del casale e tornò indietro. Cristoforo, parlami chiaro, ma veramente stai dicendo, regina, io vi dimostrerò che se parto dalla Spagna e vado a sinistra ci scopro le Indie, ma io vi dimostrerò. La mucca nel giardino, anche lei non era d'accordo, e nella fattoria della regina che aveva un sacco di bestiame. Io vi dimostrerò che partendo dalla Spagna e facendo il giro inverso da destra, io ritornerò a trovare le Indie e dimostrerò che il mondo è una palla, perché il mondo è una palla, regina, ragione, molto, molto. Anche il cane, anche il cane della regina. Vabbè, Cristoforo, che piacere, regina, vediamo questa bestiaccia che sta staffiando i pantaloni. E allora, che cosa vuoi da me? Io voglio 3 caramelle. Vabbè, sanno una cioccolata. Regina, la caramella che mi avete dato ha fatto un brutto effetto. Posso approfittare un attimo che mi libero e vengo? Vai, Cristoforo, andò, si liberò e tornò e disse: voglio le caravelle, le barche, le navi. E la regina concesse le 3 caravelle e Cristoforo partì dal porto, da quel porto che si chiamava il porto, che ancora non ricordiamo tutti, come si chiamava quel porto? E il vice disse: bello, e si rincontra peggio, ma io ancora devo partire, appunto, perché avete parcheggiato in terza fila, sono 3 caravelle, mettete uno dietro l'altro, come non ho capito, va bene, signor Biggio, parlavo questa situazione, la regina, pago io, mi preoccupate, la cedo da parte. E partirono dal porto per andare alla scoperta dell'America, tra viaggi, tra onde, vento forte di scirocco, e chi navigava Cristoforo Colombo in questa barca, nonna, questa nave esagerata, verso la scoperta dell'America. E dopo giorni e giorni e mesi di navigazione, uno dall'albero maestro disse: terra! Terra! Che stupido! E lo abbatterono subito. Cristoforo disse: voglio visto che mi stai scemo. Siamo ancora a Ischia. Siamo ancora a Ischia, visto che avevi stato, ma chi stai scemo o no? Allora Cristoforo disse: Peppi, adesso vai tu che sei più bravo. No, visto che non mi sparano pure a me. No, signore, tu vai. Facciamo 3-4 giorni e poi dopo, quando vedi terra, fammi prima un segno a me e poi dici te. E risalue anche Peppino sull'altro maestro e a un certo punto dalla cabina uscì il 118, ti mise la camicia a fuoco, voglio tu si c'è, lascia per, se no io devo scoprire. Arrivarono finalmente in America e Cristoforo con le scialuppe scesero a terra e tutti gli indigeni che soffrivano, e Cristoforo gli venivano dati per dire: io sono arrivato, ce l'ho fatta, era il sogno della mia vita, era il sogno della mia vita. Tutti gli indigeni uscirono dagli alberi, dalle coltre, da sotto le coperte e sentirono bussare alla porta. Allora Cristoforo Colombo andò nella cabina del marinaio e del comandante, aprì la porta e uscì la regina. Voleva venire anche io. Voleva vedere se questo veramente scopriva l'America. E Cristoforo disse: regina, esco! E anche il marito della regina, che con la sua torpedo blu sul ponte, e disse: ho venuto anche io. Regina, questa è l'America, guardate gli indigeni, tutti gli indigeni la guardarono, in un momento di estasi, tutti gli indigeni guardavano Cristoforo Colombo e...
e di Stefano Moshe, la fatta scommettere la